Questo è Quick Draw Arena, un bel giochino piuttosto vecchiotto del 99 o 2000, come c'è scritto sotto, della ID Software. Tipico multiplayer che ha anche una single player che prevede, ogni stage è una diversa mappa con diversi nemici da battere se volete farlo. Ok. Il succo del gioco è multiplayer, ovviamente, ma prima di arrivare lì vorrei farvi vedere una cosa. Se pensate adesso ad un multiplayer moderno, vi vengono in mente classi, o diversi personaggi, o armi specifiche per ogni personaggio. Questo multiplayer qua, questo Quick Draw Arena, è completamente diverso. Beh sì, ci sono diversi personaggi, ma come? Ogni personaggio è semplicemente un modello fatto della sua avatar e delle voci che ha. Personalmente mi piace lo skater, appena lo trovo. Skater, skater, dove sei? E questi sono tutti gratis, si possono anche scaricare da internet. C'è un tutorial per farlo, quindi se volete anche Goku o Vegeta o qualche altro personaggio tipo Superman o Batman, per un certo periodo ho giocato anche con quello di Alien, potete trovarlo. Che sto scemo. Saranno gli sviluppatori originali, immagino. Potete trovarli se volete anche un tizio con pochi capelli in testa, occhiali da sole, che dice lezzo lezzo quando viene colpito e volevi quando vince. Potete farlo, ci sono i tutorial per farli se volete. Scelgo lei perché figa. Handicap nessuno, nome, no, nome, metto... tipo cucciola. 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 Pucciola. Pucciola ci sta dentro. Pucciola è aggiudicato. Ok, cos'altro dire? Multiplayer, è ancora vivo. È ancora vivo, troverete alcune modalità più capture the flag, è più comune. Il free for all anche. Però spammano razzi, non mi piace più di tanto. La cosa carina di questo multiplayer è che si può anche fare tramite rete locale. E se proprio non avete amici con cui giocare in rete locale, c'è un bellissimo modalità con i bot. Ora facciamo un paio di match, giusto per farvi vedere le differenze tra questo FPS e i comuni normali che trovate oggigiorno. Ci ho speso un bel po' di ore su questo Quick Draw Arena, quindi pucciola contro un'altra pucciola. Vediamo un po' se la trovo, altra pucciola. Altra pucciola, dov'è? Altra pucciola, dov'è? No, il Ranger, mi piace il Ranger originale del primo Quake. Difficoltà. Hardcore. Hardcore è una persona umana. Nightmare è un super professionista. Nightmare non ce la farete mai, quindi se dovete giocare con i bot scegliete sempre Hardcore. Facciamo 5 minuti di partita in questa mappa qua che conosco piuttosto bene. Perché no? Beh, intanto... in questa partita qua, nella prima, vi spiegherò appunto che cos'era il cursore. Lo si può cambiare, volendo, vi faccio vedere. Il cursore lo si può cambiare appena ricordo come fare, tipo qua. Ecco qua, il cursore. Diversi cursori, c'è anche quello tipo A, lo avete visto, io preferisco quello tipo Serious Sam. E dovrebbe esserci anche varie opzioni per identificare, ad esempio, questo identifica il nome del tizio che state inquadrando in quel momento. Forse prima... cose che non so. Ma ok. Allora, prime cose, le armi. A seconda delle mappe, uguale per tutti. Manina, cioè molto sega. Oppure mitraglietta, danno immediato. Il danno è immediato perché è un mitra, quindi dispersione di fuoco quasi nulla. Poi c'è plasma. Au. Colpo ritardato. Quindi serve più ad anticipare il bersaglio che non a colpirlo direttamente. Puttana Eva. Shotgun. Dispersione dei colpi. Ratio di fuoco piuttosto basso. Lo sto tenendo premuto il mouse per farvi vedere. Però dà maggiori risultati
corta distanza e anche da lunga distanza da danni, ma meno. Il colpo è meno preciso. Dicevo, plasma. Il colpo è ritardato. Serve più ad anticipare il bersaglio che non a fargli male effettivamente. Figlio di puttana. Mi prende anche per il culo. Cos'altro? Quindi, la mitraglia... Qua non si tratta di quanto danno vuoi fare, ma di cosa... di che arma utilizzare in base alla situazione. Vediamo un po'. L'energia si può recuperare sul terreno. E non compare random. Compare a tempo. Au, au, il mio culo, ah, il mio culo. Lancia granate, anche qui. Au, sono stato fortunatissimo. Derlo che culo. Fuck you, muori. Altra arma a disposizione, beh, ce l'ha... Oh, corazza, dammi una corazza. Lancia missili, anche questo qua. Il colpo abbastanza veloce ma non immediato. Serve più ad anticipare il bersaglio, anche in questo caso, come il plasma, ma non... Se mirate in faccia ad un nemico quando corre di lato, non lo prenderete mai. Ed è una buona soluzione anche correre di lato mentre si spara, perché non potendo volare, per schivare i proiettili dovete andare per forza di fianco. E se avete notato, non sono ancora morto, nonostante tutte le botte che ho preso finora. E non perché abbia attivato un quale cheat particolare, semplicemente in questo gioco puoi guarire. Le armi danno un hanno un ragionevole danno, ma non impossibile, quindi non si muore istantaneamente dopo 3 colpi. Au! La bua che mi hai fatto. E l'ho ucciso con una bomba, mezz'ora dopo che l'ho lanciata. Vediamo un po', le armi si selezionano con i tasti numerici della mouse, appena mi ricordo quali sono, perché sono diversi da Sirius Sam, giustamente. Dove sei? Qui! Ah! Se avessi lo shotgun potrei dargli colpo di grazia, non potevo farlo. E qua nella versione Steam il cursore indica lo stato della mia salute, così non che non debba preoccuparmi, suppongo, di dover guardare il numeretto in basso. Oh, ora posso fargli male, veramente. La corazza rossa è la più forte, quindi appena la prende è meglio dargli abbastanza danni. Oh, un'altra cosa, c'è danno da caduta. Wow, sono stato... Coglionazzo sono stato. No, sono rimasto impressionato dal fatto che ho lanciato un razzo un attimo prima di nascondermi dietro al muro. Qui è importante più che mai conoscere le mappe. Non tanto per quel che riguarda la struttura degli edifici, ma per i pick up che essa contengono. Ah, oh, sono morti entrambi, no. Ah, aveva lo shotgun lui, accidenti. Via. Qua c'è energia qua a sinistra, sì. Dicevo, conoscenza delle mappe implica che sai ogni quanto compaiono i pick-up, ossia questi oggetti. Ora ti faccio lo scherzone, stronzo. Toh! Ah, peccato, mi ha ucciso. Ah, bene. Ok, con questo match ho finito. Facciamone un altro, un'altra mappa. Un altro, un'altra mappa. Un'altra mappa che carina è questa. Ancora con un solo nemico, dai. Perché con più nemici io sono una strage. Faccio veramente schifo. Aspetta, prima che sbaglio ancora la difficoltà. Hardcore. Orb o Quake Norma. Sì, mi piace il Ranger. Però anche Sarge è figo, dai. Stavolta con Sarge. Razor Sarge. Altri 5 minuti in questa mappa che è abbastanza bella. Ha abbastanza tutte le armi. Railgun. Bassissima ratio di fuoco, ma precisione altissima.
è caduto per i... è caduto per il danno da caduta. Cioè, è morto per il danno da caduta. Mi impappino di tanto. Che ci volete fare? Yeah! Cos'altro dire? La maggior parte delle mappe sono a tema sci-fi. E sono morto per il coglionazzo che è questo. Il game designer è una merda. Il fatto che hanno tenuto il danno da caduta dai vecchi Quake, non ha pensato che magari le mappe verticali potesse essere un problema questo meccanismo. Au, au. Ah, ti sta bene. L'effetto di cadaveri che si spappolano quando infierisci sul cadavere. Guarisci. 1, 2, 3, 4. Le armi non ce le ho. Diversamente da Serious Sam, quando prendo la mano, cioè quando prendo l'attacco ravvicinato, l'uno, non aumenta la velocità. Invece il Serious Sam è fondamentale a alternare il coltello alle armi normali, perché permette di coprire una maggiore distanza. Yeah! E ancora una volta, qua, diversi secondi sono passati e sono... E siamo morti poche volte, tutto sommato. Ho mancato il razzo. E ripeto, questa è la versione Steam, eh. Ho scelto veramente la difficoltà hardcore per questo. Mi sembra un po' una sega, Sarge, oggi. Sarge, sei in astinenza? Non è una grande idea mirare da vicino con il Railgun maledetto. Oh, mi anticipa, eh. Mi vuoi anticipare tu? Non mi avrai. Ah! Sto vincendo. Cos'altro può venire? Ah, già. Ci sono componenti ambientali tipo pozze d'acido. Ogni tanto in queste mappe si può morire anche cadendo in cose pericolose. Le corazze si raccolgono in giro. È molto arcade come giochino. Non cerca di emulare il realismo in nessun modo. In generale preferisco Serious Sam perché ad esempio il plasma è più lento, anche i missili danno possibilità di giocherellare più con l'effetto dell'anticipo dei movimenti del personaggio. Però anche questo qua si difende bene, è stato molto popolare per il tempo in cui questo genere andava in voga. Ferisci! Oh! Ti piace? Wow! Razzo in faccia, è morto. Un minuto. Ho schivato un razzo. Sicuramente è più divertente giocarlo con qualcuno che conosci, tipo il mio collega Flagello. Diversi video sul mio canale, tipo 30 video. Però anche la modalità bot si difende bene. Tipo massimo 20 nemici o 15, non ricordo bene. Appena finito questo match vi faccio vedere altre modalità. Ok, altre modalità disponibili. Cioè, si possono registrare dei demo. Si possono registrare dei demo e facendo così
cos'è un demo in Quick Try Arena? Praticamente lui registra in un file i movimenti e le azioni durante un match. Quasi quasi lo faccio, aspetta un attimo. Tipo, allora, un solo bot. Altri, facciamo un minuto. Se io faccio, allora aspetta. Record, wow. Lui mi dice che serve un altro comando, quindi G synchronous clients 1, poi record wow. E sta registrando. Entro in partita. Ci sarà un po' di lag, ma è comprensibile. Wow! Ora giochiamo questo minuto di partita. Praticamente, prima dell'avvento di YouTube, cosa veniva usato in Quick Try Arena per condividere le partite? I demo. Si mettevano sui siti questo file che era tipo pochi K. Wow, man! Wowzer! Wow, già finito. Ok, erano questi pochi K e... Ah, sto registrando, bene. E dato che si tratta del 2000 e non del 2010 o 2015, era importante tenere i file da poter scaricare da internet di una dimensione contenuta, quindi dicevano, invece di registrare il filmato, perché non condividiamo in un file contenente le informazioni dei movimenti e dell'azione dei personaggi. E così facevano. Appena trovo un nemico, lo uccido. Wow! La mira, man! Ma che difficoltà l'ho scelto? Normale, vuoi vedere? Muori! Pezzo di pau, muori. Ah, ok. Ma scappa! Perché? Questa è una difficoltà, Niber, impossibile. Ah, ok, adesso vi faccio vedere in cosa consiste questo demo. Viva Arena. Demo. No, non questo, quindi devo uscire e rientrare. Ok. Bow. E questa deve essere la registrazione della partita precedente. Wow. Che fail. Ok. Sì. Io non sto facendo niente. E questa è la registrazione della partita, fantastico. Giuro, è la prima volta che lo vedo fare. Perché l'altra partita è corrotta in qualche modo perché usavo delle impostazioni strane. È perfetto per la modalità locale. Non so quanto per la modalità multiplayer, però è bello. E così nei tornei si condividevano le partite. Fine playback. Bene, questo era Quake 3 Arena. Oh, non c'è il menu dello shop, non c'è il menu delle microtransazioni, chissà perché. Beh, niente, basta così. Quake 3 Arena, un gran gioco. Prendetelo, funziona ancora, gira benissimo, è ancora vivo multiplayer. Buon single player, buono da giocare con gli amici. Non si muore subito, tante armi, tanti slot, mappe complesse, grande personalizzazione. Sono presenti le mod, non so più cosa cazzo altro dirvi, francamente. Quick Try Arena, prendetelo.